sono entrata, vabbè, chiaramente per un problema di droga. Avevo problemi di cocaina e eroina, e che ho provato a gestire da sola per un sacco di anni. Allora, io mi ricordo che da ragazzina, ma ti parlo di quando avevo 13 anni, 12-13 anni, io mi sentivo che... cioè, mi sentivo di non avere un ruolo, capito? Cioè, vedevo magari nella compagnia dei miei amici che c'era quello che ne so, che suonava la chitarra, quello che era quello simpatico, quello che era quello pesante perché si leggeva 200 libri, quello che... cioè, ognuno a modo suo aveva un ruolo, e io invece non mi sentivo nessuno. Cioè, mi sentivo proprio... boh, in più, capito? E quindi da lì ho iniziato a farmi le canne, perché perlomeno io ero quella che aveva il fumo dietro e quindi si faceva le canne con gli altri. Comunque tutta una ricerca di un qualcosa per poter piacere agli altri. E forse sì, è per questo alla fine che ho iniziato, per... non lo so, per sentirmi in qualcuno. Vabbè, un giorno praticamente ero al CERT con i miei genitori e chi mi seguiva al CERT, insomma gli operatori del CERT, che appunto mi avevano detto: guarda Maria, ormai il tuo percorso con noi è finito, no? Perché comunque appunto io, a me non mi importava di niente. E quindi io ho detto: vabbè dai, quindi cosa dobbiamo fare? E mi hanno detto: guarda, se per noi dovresti comunque entrare in una comunità e seguire un percorso comunitario. Esco a fumare una sigaretta, ci penso. Sono uscita da quella porta, sono scappata subito, immediatamente, ho preso il treno e sono andata a farmi subito. Cioè, io vivevo di quello, non dormivo più, non mangiavo più, usavo cocaina tutto il giorno, colazione, pranzo, cena, cioè era veramente diventato un inferno, oltre che una spesa veramente insostenibile, perché... quindi così ho iniziato a rubare, ho iniziato a fregare della gente, perché comunque magari poi allora vendevo a mia volta, e solo che non è che vendevo e facevo le cose giuste, diciamo, no? Cioè comunque io ero stradipendente, quindi alla fine li fregavo tutti. E quando sono arrivata a un punto che non riuscivo più a gestirmi questa situazione, e ho deciso di provare l'eroina, perché costava molto meno, perché mi placava quella sensazione di perenne agitazione che comunque dava la cocaina, e così ho deciso di provare l'eroina. E da lì io mi ricordo proprio di aver pensato: vabbè, ormai è andata. Cioè, arrivata a quel punto lì, ho detto: vabbè, va bene, no? Cioè, ormai questa è la mia vita e basta. E da lì a poco, infatti, poi ho iniziato a farmi in vena e così facevo poi entrambe, cocaina e eroina in vena. E lì proprio, cioè io ero rassegnata a quella vita lì, ero sicura che quella sarebbe stata la mia vita per sempre. Quando sono arrivata qua, all'inizio mi sembrava veramente di entrare in un villaggio turistico, perché sono entrata qua, mi sembrava di vedere tutti felici, tutti che stavano bene, io dicevo ma... però alla fine sul subito mi sentivo anche bene, no? Perché mi sembrava di far parte di qualcosa, cosa che alla fine fuori non avevo più. Cioè, quando ho fatto il colloquio, poi dopo qualche giorno ho scoperto che ero alle coltivazioni. Ma allora, io in realtà sono molto contenta di questo settore qua, perché vabbè, a me i fiori sono sempre piaciuti. Qua ho imparato anche a odiarli, però, perché comunque quando sono entrata è stato difficilissimo. Poi appunto, siccome sono entrata una persona molto felice e solare, in realtà entravo nelle serre, non è che vedevo il colore, il profumo dei fiori, cioè no, io avrei spaccato tutto, cioè, ho spaccato le serre, distrutto i vasi, appunto... sognavo di arrivare in settore e vedere tutto il vivaio in fiamme, cioè, è stato... ma quello era la proiezione di tutto quello che in realtà io avevo dentro.
fiori in realtà le piante hanno un grande potere, no? In questo, nel senso che alla fine tu di una pianta, non so, a noi arrivano le piante che sono proprio piccoline, no? E quindi tu le devi curare, le devi crescere, devi dargli amore, devi controllare che non abbiano delle malattie, devi cercare di, insomma, di aiutarle, di portarle nella loro crescita fino alla vendita. E alla fine è un po' quello che è la stessa cosa che facciamo noi, no? Che arriviamo, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi e cercare di avere quell'attenzione verso di noi che io personalmente fuori mai avuto. Io speravo che non mi mettessero in cucina, no? Invece, perché poi la cucina, nelle cucine ho vissuto i momenti più brutti della mia vita, quindi nella ristorazione ho comunque scoperto la cocaina, ho comunque vissuto momenti proprio brutti, legati comunque a tutta la mia tossicodipendenza. E quindi nel mio cervello, prima di entrare qua dentro, volevo proprio cambiare vita totalmente, anche a livello lavorativo. Qua dentro mi hanno messo in cucina, il primo giorno ero disperato perché ho detto no, ancora, certo, non ce la potevo fare. Invece, da preciso, ho scoperto che mi piace ancora di più di prima. Qua poi le difficoltà sono tantissime, perché qua poi combatti contro te stesso, che penso che sia la lotta, una delle lotte più difficili della propria vita, quindi contro le proprie paranoie, contro le proprie difficoltà, contro i propri difetti. Qua ti vengono messi davanti quotidianamente da chi ti sta vicino, quindi ci si usa da specchio, no? L'uno con l'altro. E non lo si fa per rompersi le scatole, ma lo si fa per migliorare, per notare, per farsi notare le cose, cercare di far capire al prossimo che quello che sta facendo è sbagliato e cercare insieme di capire come migliorarsi. Il sapatignano funziona così, il continuare ad aiutarsi quotidianamente dalla mattina alla sera. Adesso sto bene, adesso sto molto bene. Prima era una valle di lacrime, era un continuo cercare di uscire dalle mie paranoie, dalle mie difficoltà, usando comunque sostanze, usando la cocaina, usando sostanze stupefacenti. Da giovane avevo conosciuto questo, mi sembrava fantastico, perché mi rendeva felice, mi toglieva dalle mie paranoie, mi faceva star bene. Con l'andare degli anni sono caduto in un... Questo star bene è diventato uno star sempre peggio, e un isolarmi, un continuo isolarmi da tutto e da tutti, fino a quando sono rimasto completamente solo. In una casa senza luce, né gas, né acqua, perché non pagavo bollette da mesi. E quando sono arrivato quasi a toccare il fondo, quasi a rimanere per strada, ho avuto un momento di lucidità in cui ho deciso poi di chiedere una mano, di chiedere un aiuto alla mia famiglia, che comunque anche anni che non vedevo. Da disperazione sono andato alle 2 di notte a citofonare ai miei genitori e mi hanno detto aspettavamo solo che venivo. I miei genitori sono gente di una volta, non sapevano, non vedevano o non volevano comunque vedere che io ero che mi stavo drogando. Mio padre aveva intuito qualcosa, però diceva ma no, non è possibile. Poi mi inventavo mille scuse. Un drogato è capace di inventarsi scuse allucinanti pur di nascondere quello che sta facendo. Addirittura ho convissuto 4 anni con una donna e non se n'era mai accorta. Comunque appena entri sei un po'... Dai, c'è
la scalata, come a livello lavorativo, come in tutti i lavori, qua si ricrea in piccolo lo stesso meccanismo che c'è fuori, quindi la gavetta, poi sali, varie responsabilità sempre più importanti in base comunque alla meritocrazia, perché se non sei in grado, comunque se sei una persona che è svogliata, in base a quello come sei te, in base a come sei fatto. Sapateniamo ti aiuta grazie a questo, grazie all'aiuto di tutti, della squadra, dell'unione della squadra, una squadra che è fortissima, perché più la squadra è unita e forte, più si lavora bene, più si sta bene, più. Questo penso in tutte le cose della vita, quindi. E qua dentro funziona così, si basa sulla famiglia, sull'unione familiare, sull'amicizia. Adesso vedo i frutti, dopo 3 anni e 6 mesi che sono qua dentro, vedo i frutti, lunedì vado a casa per la seconda volta, sono emozionatissimo, sono felicissimo, non vedo l'ora di ripartire, non vedo l'ora di spaccare il mondo, non vedo l'ora di farmi la mia famiglia, di avere la mia macchina, il mio portafoglio, il mio telefono, la mia casa, la mia ragazza, tutto quello che è una vita normale, che cosa che non ho mai avuto, la normalità, no? Ragazzi, sono cambiati molto perché si è abbassata sempre di più, come dire, l'età di approccio alle sostanze, la tipologia delle persone che oggi chiedono di essere accolte è molto diversa da quella di una volta, cioè ancora nell'immaginario collettivo il tossico è quello, come dire, con la faccia emaciata, con le occhiaie, no? Che vive un po' ai margini della società, magari buttato in mezzo alla strada. Oggi in realtà le persone, i ragazzi, le ragazze che ci chiedono di essere accolti apparentemente sono delle persone assolutamente normali che difficilmente si riesce a immaginare, no? quanto degrado, quanta disperazione ci sia dietro quegli sguardi e quei volti. Eppure questa è la realtà di oggi, una realtà che mette in crisi le famiglie, perché spesso appunto non si rendono conto di qual è la condizione reale dei loro figli, e purtroppo fa sì che il problema della tossicodipendenza sia ancora, come dire, un problema poco verso cui, insomma, da parte delle istituzioni c'è ancora poca attenzione. Diciamo che quello che fondamentalmente differenzia San Patrignano da altre comunità è il fatto che il percorso di San Patrignano è un percorso di tipo relazionale, quindi c'è questa convivenza continua, stretta tra i ragazzi che sono in percorso, e attraverso il confronto, attraverso le relazioni che avvengono nello svolgimento della vita quotidiana, dalla mattina quando si va a fare colazione insieme, come nell'attività lavorativa, come durante il pranzo, nel tempo libero, nell'attività sportiva, questo continuo confronto e relazione con gli altri fa emergere quelle che sono le proprie difficoltà, le proprie fragilità, e quindi ci dà la possibilità poi, no, di affrontare e focalizzare proprio l'attenzione su quelli che sono gli aspetti su cui la persona deve lavorare. Allora, le regole sono tante, insomma, diciamo. Beh, innanzitutto la durata del percorso, perché come dicevo prima è un percorso lungo, che non è inferiore a 3 anni e mezzo, quindi questo purtroppo, come dire, spaventa molti, però proprio per mettere in atto e realizzare quel processo di cambiamento profondo che noi riteniamo sia necessario poi per permettere a una persona, come dire, di tornare pienamente ad una vita autonoma e indipendente. Poi c'è il fatto che non si possono fumare sigarette,
il fatto di non poter utilizzare il telefono, internet per comunicare con l'esterno e si possono solo scrivere e ricevere lettere. La possibilità è una comunità mista in cui ci sono ragazzi e ragazze. In comunità non c'è la possibilità di, come dire, di avere delle relazioni con l'altro sesso. E poi la convivenza, il dover accettare il fatto che gli altri ti fanno un po' da specchio, quindi che gli altri quotidianamente ti mettono di fronte, come dire, le tue fragilità, le tue difficoltà, i tuoi quei tuoi piccoli difetti, che però sono proprio, come dicevo prima, l'essenza del percorso di San Patrignano, perché è proprio attraverso questo confronto continuo che poi uno riesce a comprendere delle cose di sé, ad avere, diciamo, delle opportunità per poter cambiare e per poter gestire in maniera differente la propria vita nel futuro. Sarà difficile per l'intera cucina dimenticarsi di te e di tutte le tue marachelle. Tiziano si ricorda ancora di quella famosa volta che fu svegliato da quelli del cucinotto. Alle 4:30 di mattina, dov'è Tiziano? Addirittura al forno ti ha citato la sera di Capodanno imitando i tuoi balli sotto cassa. E anche quando ti sentirai sola se ti guardi dentro vedrai che non lo sei, per cui non mollare, credici sempre. In cura alla balena, speriamo che non scorreggi. I tuoi amici della cucina. La difficoltà mia più grande era quella di stare in mezzo alle persone, per paura di essere giudicato, di essere magari offeso, perché io non conoscevo questo mondo. Diciamo che io per i primi 3 mesi qui ho fatto fatica a dormire. Dormivo con la lametta sotto al cuscino, con un libro, perché comunque in stanza con altri 10 ragazzi tossici come me, io non conosco nessuno e quindi ero diffidente. Solo che poi con il tempo ho cominciato a conoscere le persone, facendo fatica e seguendo i consigli che mi davano qui i ragazzi. Pian piano ho cominciato a fare i primi passi e il primo anno è stato difficilissimo. Diciamo che io fin da bambino ho avuto sempre un carattere un po' chiuso, riservato. Sono stato quasi sempre sottomesso da ragazzi molto più forti. Per 4-5 anni ho subito bullismo a scuola, fuori scuola, perché praticamente gli stessi ragazzi che succedeva a scuola abitavano nel mio stesso quartiere.
E quindi ogni giorno tornavo a casa con lividi, graffi, tagli, comunque nascondevo sempre. I miei l'hanno saputo qui, quando sono venuti qua l'anno scorso, dopo 30 anni. Infatti quando magari vedo che scherzano, giocano con le mani qui, a me mi viene in mente tutti i miei brutti commenti. E mi ha portato a drogarmi perché ho detto magari facendo le stesse cose che fanno loro, era tipo una scusante, faccio le stesse cose che fanno loro, magari mi evitano di toccare, di insultare. E a 17 anni praticamente ho iniziato a 13 anni con le canne. Però lì ancora non succedeva niente. A 17 anni quando ho cominciato a usare la cocaina, vedevo che comunque intorno a me era tutto come se fosse ovattato. Non provavo più quel dolore, quella paura. Era tutto modificato, era. E da lì in poi praticamente l'ho usato come valvola di sfogo. Io, quando stavo in un momento di difficoltà andavo a cercare lei. Tu dopo un anno. E anche loro tanto ti vedranno. Guardavo solo il film. Non hai niente. E allora cerchi di impegnarti per stare qua. L'unico posto dove tu puoi stare adesso è qua. Per diventare una persona comunque, una bella persona. Chi si mai immaginato che sta un anno qui dentro, no? Però intanto il tempo è passato, hai superato i momenti brutti. Come sono entrato mi sembrava tutto strano perché vedevo il metro, vedevo un sistema lineare di mettere i tovaglioli. Adesso è cambiato perché c'è la modalità Covid. Prima era molto più differente, qui c'erano 28 posti, lì 20, era tutto molto schematico. Infatti noi prima di apparecchiare mettiamo le tovaglie e poi dopo facciamo una spiegazione, un ragazzo dopo 6-7 mesi si occupa di fare una spiegazione per far vedere a tutti gli altri come si mettono le posate, il tovagliolo. E questa cosa è per avere un effetto del salone tutto uguale, per avere una tridimensionalità del locale molto bella, perché vedendo tutto il salone apparecchiato nella stessa maniera, all'inizio non ci dà un senso, perché io non posso metterlo così invece che così. Poi dopo col tempo vedi che comunque è bello, perché avanti noi ci occupavamo anche degli eventi. Cosa che noi fuori, io non stavo lì a controllare il centimetro, fuori era tutto allo sbaraglio. Qui invece ti insegnano ad essere precisi, avere un certo margine sulle cose che fai, avere la costanza e comunque poi diventa un meccanismo che poi ti entra dentro e cerchi da insegnarlo agli altri ragazzi che entrano. Sono all'interno del settore regia e diciamo che mi occupo di tutto quello che è la parte della programmazione per i ragazzi di San Patrignano, quindi dal TG, da notizie sulla droga che passano nei TG fino ai film, immagini, musica, tutto quello che riguarda l'intrattenimento per i ragazzi all'interno della comunità. Diciamo che proprio l'uso grosso delle droghe l'ho iniziato dopo che sono diventato papà, proprio a drogarmi tutti i giorni, proprio che non potevo farne a meno, dopo il primo anno e mezzo, due di vita della mia figlia, quindi avevo già 28 anni, perché comunque ci eravamo comprati una casa poco prima che nascesse la bambina. E ancora era un po', avevamo sistemato solo il piano terra, perché era su due piani, piano terra con tutta la taverna, avevamo sistemato il piano per viverci perché doveva nascere e poi quindi negli anni dovevamo affrontare anche le spese per sistemare tutta la casa, il resto della casa, quindi il problema della casa, la bambina, poi comunque è stato un parto difficile che la mia ex moglie ha sofferto parecchio. Quindi anche inizialmente è stato molto difficile. Io avevo appena preso un appalto grosso con la
la provincia, perché essendo geometra, libero professionista, non avevo solo il mio ufficio, cercavo di racimolare il più possibile dei lavori. Avevo preso un grosso appalto con la provincia, ho fatto la tangenziale di Forlì insieme a loro, e quindi tutte le mattine mi comportavo a svegliarmi comunque presto, perché alle 7 gli operai erano già in cantiere. Più dovevo portare avanti l'ufficio mio, quindi cioè, facevo comunque degli orari abbastanza tosti. Tutte queste cose messe insieme, poi sai, problemi di incassi, tante cose comunque messe insieme, non sono riuscito a gestire la cosa e mi sono sempre affondato di più con la cocaina, fino a comportarmi nella maniera più sbagliata con sia mia figlia e soprattutto anche la mia ex moglie, quindi, e anche i miei genitori, tutti. Ho distrutto tutto, perché ho perso la famiglia, ho perso la casa, il lavoro l'ho perso, poi ho cambiato un lavoro, quindi mi sentivo proprio che non ero più in grado di riuscire a portare avanti niente, finché mi sono comunque deciso, perché stavo, è brutto dirlo, però stavo anche perdendo il rapporto con mia figlia, al che mi sono deciso di ascoltare la mia famiglia, ho chiesto una mano e loro mi hanno dato una mano come potevano, facendomi conoscere l'associazione. Rosario, sono Mattia della regia, ciao, buongiorno. Ascolto Rosario, ho un problema, devo fare... Allora, CT0520... No. Allora, il passato purtroppo 0, non 0, si può 0, cambiare, 36. No? Ogni tanto uno pensa, però se non avessi usato le sostanze, forse, se avessi fatto delle scelte diverse, forse, se... Però è il mio vissuto, ok? E quindi attraverso questo vissuto, che poi spesso è stato anche difficile, doloroso, a momenti anche drammatico, però insomma, come dire, oggi sono il risultato di quello che ho fatto nella mia vita. Sono andata a 21 anni e mi avevano arrestato qua in Italia e ho finito i processi, le condanne, tutto quanto, e ho incontrato, ero senza soldi fuori casa, e questo mio amico era venuto in Italia per passare qualche giorno, l'ho ospitato nella casa dove stavo e mi ha detto: cavolo, vieni là, c'è lavoro, tutto quanto. L'ho seguito e sono andata là in realtà per rimanere qualche mese, ma poi sono rimasta 6 anni. In Inghilterra è stato peggio che in Italia, peggio che prima di partire. Io ho iniziato a 16 anni a drogarmi, e tutta questa tiritera è durata 12 anni. L'anno prima di entrare mi sono trasferita in Marocco, là non mi sono più drogata per un anno. Quando sono tornata indietro per rifare i documenti, mio padre mi ha consigliato di iscrivermi all'università. Ci ho provato, però non riuscivo mai a entrare in classe. Arrivavo davanti all'università e tornavo indietro perché avevo paura. Non riuscivo a reggere il confronto con le persone senza droga. E quindi ho deciso quel giorno di ricominciare per riuscire a entrare in classe, e ce l'ho fatta. Ho cominciato a dare qualche esame e poi mi sono persa di nuovo. Essendo stata un anno senza toccare nulla, pensavo di avercela fatta e di aver risolto i miei problemi. E quella ricaduta invece mi ha fatto capire che non ce l'avrei fatta da sola. E mia mamma mi ha scoperto per l'ennesima volta che non volevo cambiare, che stavo rifacendo le stesse cose di prima, e quindi mi ha detto: o dentro o fuori, se vuoi stare a casa hai una famiglia, ti aiutiamo. Se vuoi continuare con questa vita, io ho una sorella, lei mi ha detto: d'ora in poi ho una figlia sola, tu per me non esisti più. E lì ho capito che avevo bisogno d'aiuto.
Allora, la prima cosa che ho pensato era quanto è incredibilmente gigante questo posto e vedevo le persone che correvano da una parte all'altra e mi chiedevo perché se uno ha 4 anni di tempo per stare in comunità debba correre da una parte all'altra, non capivo. E invece il tempo mi sembrava infinito e ci pensavo continuamente, invece andando avanti non ci penso neanche più. È diventata la mia routine, la mia vita questa, quindi dopo tanti anni ti togli tutte le sostanze e ti senti nudo, perché tutte le insicurezze, quelle sensazioni che hai scacciato usando droga ti riaffiorano. E quindi ti senti catapultato indietro, però qua non hai niente, non puoi usare nulla. E quindi è il momento di affrontarle. È stata dura, però tante volte vuoi andare via perché pensi di non riuscire, di voler mollare tutto, però le persone ti stanno vicino e ti danno una guida sul come fare, perché l'hanno passato prima di te. Cioè, io penso che la cosa bella di questo posto è che psichiatri e psicologi non vivono con noi tutti i giorni, ma le ragazze come noi, che hanno fatto un percorso come noi, esperienze come noi, una vita come noi, è più di loro che ti può capire. Non ti vergogni a parlare delle tue cose, delle tue insicurezze, perché per me è per tutti la stessa cosa. Cioè, io personalmente quando ero fuori e sentivo tutti questi disagi pensavo di essere l'unica persona al mondo a provarli, perché vedevo che le altre persone erano più sicure di me. E quindi quando sono venuta qua e mi sono confrontata su questo tipo di disagi, di insicurezze, ho capito che tantissime persone hanno i miei stessi problemi, le mie stesse difficoltà, e questo non mi ha fatto sentire più normale, non sola. Nel momento che io assumevo la droga, per me i problemi svanivano, mi sentivo a posto, mi sentivo come gli altri, non mi sentivo più inferiore a nessuno. Senti perfetto, non vedi più nessun tipo di problema e vedi che tutti i problemi che tu hai sono risolvibili. Quel momento lì non ti ferma più niente. Poi nel momento che la droga svanisce, ritornano il doppio, ritorna tutto, i sensi di colpa, e l'unico modo è riassumere della droga per non sentire più niente. Io ormai ho capito che ero sul fondo, però la presunzione mi portava a pensare che io potevo smettere quando volevo. E la mia famiglia, è stato un ultimo episodio di furto in casa, non hanno più tollerato. Mia mamma è stata molto chiara, mi ha detto o te ne vai per strada o vai in comunità. Io per strada non sono capace a stare, e ho detto va bene, andiamo in comunità, ma non è stata una mia scelta come tanti miei compagni hanno fatto. Le contrazioni, si spinge fuori. Una volta uscito, si lava, prendiamo il vitellino, lo laviamo, lo sciacquiamo, spettacolo naso, orecchie, occhi. Viene la mamma, viene comunque. Ho faticato molto a abituarmi, perché come tanti, diciamo sempre gli animali ci piacciono, gli animali ci piacciono, poi secondo me bisogna vedere che tipo di animali, perché poi con gli animali si sta bene. Però un lavoro che io non ho mai fatto nella vita, non è stato mai il mio ambiente, io ne arrivo da una città, quindi trovarmi in un posto totalmente nuovo, ho faticato tanto a abituarmi, invece adesso mi danno gioia, sicurezza, mi piacciono, fa star bene stare qua in mezzo. Certo, per noi è anche proprio una responsabilità tenerli, curarli, è un impegno grosso che una persona si prende e serve proprio per responsabilizzare te stesso. Comunque si tratta di un animale, vive, ha bisogno di mangiare, di essere curato. Per me, per esempio, i vitelli sono dei bambini, io li accudisco come i bambini. Loro mi hanno dato tanto, sono stato tanto i vitelli, mi hanno regalato pazienza, cure. Inizialmente non è che non andavo tanto d'accordo, poi invece devo ringraziarli proprio, mi hanno dato tanto loro. Delle giornate di merda vado a cercare i cani sbagliando, perché forse vorrei appoggiarmi di più alle persone, però sì, sono terapeutici, perché
Non so, dai, ti trasmettono, forse riequilibrano gli stati d'animo che abbiamo, capito? Quando siamo scompensati un attimo, quello ti ristabilizza. Almeno il cane a me fa questo effetto, mi fa tornare lì, mi fa ragionare, mi calma e riesco un attimo forse a prendere consapevolezza delle cose. Mi fanno questo effetto, mi fanno sentire me stesso, mi riescono a far stare, a stare bene. E quindi se vorrei farlo anche fuori per quello. Poi è anche un mestiere che mi dà libertà di espressione, direi, no? Non c'hai dei canoni da seguire, delle cose, ok? C'hai delle scuole di pensiero di come dover educare o meno un cane, ma sei abbastanza libero di fare un po' come vuoi. L'importante è che poi arrivi a un risultato. È iniziato tutto per provare, no? Almeno le prime canne, le fumi con gli amici, penso così, tanto per fumare. Poi è stata un'escalation di cercare sempre qualcosa di più, un po' spinto da quello che fanno gli altri, un po' spinto da quel senso di insoddisfazione che ti nasce dentro. E quando ti droghi, almeno per quello che è stato per me, sai quello che fai, ne avevo consapevolezza, capito, che era sbagliato, che faceva male. Però avevo solo quello, cioè quello era il mio modo di riuscire a stare bene. Non è stato un colpo di fulmine, niente di tutto questo, anzi, mi stava anche un po' sulle balle, nel senso che no, lui è molto simpatico. E quindi faceva molto lo spiritoso così, no? Ma lo vedevo anche molto come arrogante, no? Poi comunque era più piccolo, quindi cioè, dicevo, ma cioè, capito, quello, lui arrivava, quello che voleva, faceva tutto il figo, no? Le battute così, e era il tipo, guardavo per dire, ma cioè, dove vai, capito? E invece poi me ne sono portato ragazzi, ce l'ho fatta ragazzi, è stata dura ma ce l'ho fatta. È andata così che alla fine a me lei piaceva effettivamente, quindi mi ci trovavo molto bene anche a parlare, però non è che ci ho mai visto niente di... Cioè, non è che era un tarlo, quando ci vedevamo mi faceva piacere comunque parlarci. Poi dopo un po' invece ho cominciato a cercarla anche in salone, magari quando andavo a pranzo, a guardare dove era, dove non era, eccetera eccetera, finché è arrivato poi un punto dove io praticamente sono passato giù di sotto dove lavorava lei in ufficio. E passando mi fa, Madonna, c'hai una faccia, ed è la prima volta che, tra virgolette, mi dava considerazione al di fuori dell'assistenza. E quindi da lì è nato tutto, il culmine è stata quando dovevo preparare la tesina, e te mi hai dato una mano con l'inglese, e lì è stato un po' il pezzo forte dove poi abbiamo cominciato a parlare di più, sempre di più a conoscerci. E poi continua a te perché... E poi niente, poi... Vabbè, basta vedere che siamo... E poi, esatto, e poi questo, esatto, è l'epilogo, siamo qua, conviviamo, abbiamo un cagnolino, quindi... è totalmente diverso da fuori, nel senso che qua sembra una stupidata, perché uno magari dice, sì, vabbè, non è così, però... Cioè, questa per me è casa mia, io la vivo così. È più casa mia questa che, diciamo, quella dove vivono i miei genitori, no? E io me la vivo proprio così, nel senso, se vedo qualcuno che sta male, è come se stesse male mio fratello, no? Quindi mi viene la voglia di aiutarlo. E mi dà tanto, cioè io sono felice. Poi non è solo, nel senso, non è tutto rose e fiori, ovviamente ci sono anche dei giorni in cui, no? È dura, perché comunque penso sia normale, non è questo... Perché tutti dicono, ah, è una bolla. Sì, è una bolla, però... Come nella realtà fuori comunque ci sono le cose belle, ci sono ovviamente anche le cose negative, no? Però io ci sto bene a casa mia e quindi va bene così.
dopo è diventata una abitudine, cioè io se uscivo di sabato sera l'importante non era se dove andavo, ma cosa c'avevo in tasca. Quindi è lì che poi è diventata la dipendenza. È diventata la dipendenza perché non sapevo tanto stare con gli altri. Io sono una persona che nella vita è sempre stata in mezzo alla gente, però sola, sola perché non parlavo con gli altri. Sono io che sono stato, non sono stato amico degli altri, non è che gli altri non lo sono stati di me. Per esempio, scherzando e ridendo tra amici, dicevo sempre, vabbè, io vado al bar, quando vado al bar, poi all'inizio non parlo, poi dopo bevo due aperitivi e inizio a parlare. Senza rendimento questo era un problema. E realmente poi era così, avevo bisogno dell'alcol e della cocaina per iniziare poi a sentirmi disinibito, a poter parlare con tutti. Era, se vuoi, anche un senso di inferiorità, anche tanta immaturità in tutto questo, perché comunque oltre alle difficoltà c'è stata anche la non voglia di affrontarle. È stato più semplice, dannosissimo, però più semplice. Ecco, è stato un po' questo. E non credevo che né che fosse così grande, ma ha colpito tanto per esempio tutta la pulizia e l'ordine. San Marignano arrivi, è tutto pulito, ordinato, è fatta tutta da ragazzi come noi. E tre anni e quattro mesi fa io non ero né ordinato, né pulito, né rispettoso, né, quindi che tutto questo ambiente fosse creato da noi, ecco, mi aspettavo confusione. Invece è completamente l'opposto, quindi è questa la cosa che mi ha colpito più di tutto il primo giorno. Quindi all'inizio è stato comunque accettare tutto questo, accettare di essere immaturo, accettare che a 34 anni, quando sono entrato io, e poi ti ritrovi magari con ragazzini di 10 anni meno di te che comunque ti insegnano tra virgolette a stare al mondo e fai fatica ad accettarlo, e quindi ti rendi conto che tutti possono insegnarti qualcosa e che tu non ce l'hai, in quel momento lì non ce l'hai. Saper stare con gli altri, sapere non essere in soggezione con gli altri, ve lo dicevo prima, comunque il mio grosso problema magari era che mi sentivo magari in difficoltà, quindi bevevo e facevo uso di cocaina, sapere annientare questa cosa, qui non ce l'hai. Quindi qui mi sono ritrovato tanti giorni a pranzo in silenzio totale, senso totale, tanto da venire via da pranzo, cioè venire via da pranzi proprio tra virgolette, stavo male perché mi rendevo conto che comunque non riuscivo a entrare nei discorsi degli altri. Magari li ascoltavo tutti, però nel momento in cui potevo dire qualcosa, volevo dire qualcosa, mi bloccavo pensando non sarà intelligente, non sarà simpatica, non sarà giusta. Ma io sono fatto così, cioè a un certo punto devo prendere per come sono fatto e andare avanti. Però è stata dura e non avevo niente a disposizione per passare oltre il problema. E quindi poi ho dovuto iniziare a parlare, iniziare a capire che andava bene così, cioè ognuno di noi è fatto diverso e non tutti, insomma, quindi ho dovuto affrontare questo. Questo è stato fondamentale. Ho scoperto un lavoro completamente nuovo, vabbè, io magari facendo il giardiniere, meno male fuori, dai, ero abituato un po' a star fuori all'ambiente, però realmente non avevo né ritmi lavorativi, né voglia di alzarmi la mattina, né precisione sul lavoro, capito? Quindi questo l'ho scoperto tutto qua, nel cercare di fare tutto fatto bene, a volte magari anche un po' ossessivo, però è per riportare noi a quello stato, diciamo, di normalità, da niente, quindi cerchiamo di fare tutto in modo preciso, in modo accurato, e questo avviene nel lavoro e sicuramente tutto questo mi ha aiutato. Sono orgoglioso di aver fatto, come dire, di essere arrivato dove sono oggi, e essere arrivato dove sono oggi è anche frutto di un periodo estremamente faticoso, doloroso, in cui tante volte mi è venuto in mente di abbandonare, di lasciare andare tutto, di, come dire,
se devo fare un bilancio della mia vita ad oggi, io ne faccio un bilancio positivo, anche se purtroppo mi rendo conto che magari per delle persone che mi sono state vicino non è stato così semplice, così facile sopportarmi, ecco. Me del passato, non so, me del passato, io ho fatto tanti sbagli. Ho fatto male a tante persone, ma male male perché ho fatto male a altre persone che mi volevano bene e stavo intorno, che è un male grande, perché comunque quando le persone credono in te o comunque ti chiedono solo di essere amico, figlio, ragazzo, insomma, e non riesci ad esserlo, fai del male. Sta attento che stai andando a finire male. Gli direi di sicuramente ascoltare di più, questo è poco ma sicuro. E come dico a mia figlia oggi, me lo direi anch'io, a 3 anni fa, che non serve a niente tenersi dentro i problemi e vergognarsi di avere un problema. Alla me del passato direi che penso di fidarsi un po' più delle persone che mi hanno voluto bene veramente, cioè la mia famiglia, e che mi indicavano forse la strada giusta, che bisogna fare fatica nella vita e che la fatica dà tante soddisfazioni, perché lo sto provando adesso che ho 30 anni, potevo farlo prima, però va bene così, forse devo sbatterci la testa, ho la testa dura, penso. Ah, gli direi svegliati. Purtroppo, come dire, la mia presunzione, la convinzione di non aver bisogno di nessuno, di saperla un po' più lunga degli altri, è quello che nella vita poi alla fine mi ha fregato, insomma. Di parlare molto di più dei miei problemi e non nascondermi, di chiedere aiuto. Soprattutto di chiedere una mano in un modo giusto, non di chiedere aiuto solo per convenienza. Io fuori, se chiedevo una mano, era perché mi potevano servire dei soldi, mi poteva servire una protezione. Chiedevo aiuto solo per convenienza, di avere un dialogo un po' più forte con la mia famiglia, che non ho mai voluto, non è che non c'era. Loro sono sempre stati disponibili. Non io che mi nascondevo e non parlavo di niente. Tenevo tutto dentro e poi mi rifugiavo nella droga. Io direi, caro Alex, non mi manchi per niente, ti dico la verità, non mi manchi per niente. Affrontare sempre i problemi e non nascondersi mai dietro la paura di essere giudicato, di essere preso in giro, dire sempre la verità e essere sincero il più possibile, prima con noi stessi e poi con gli altri. Non so cosa gli direi, ho fatto un sacco di cazzate, quindi forse quello che mi sento di dire è di stare più calmo e di fidarsi delle persone, cosa che non ho fatto. Quindi vorrei non aver fatto tutto questo. Vorrei dirgli di rispettare gli altri, vorrei dirgli che la vita è bella passata con tranquillità e no sempre con gli eccessi a 1000 all'ora. Se io lo potessi dire, lo direi. Questo, dai, direi questo. Svegliati. Poi direi veramente di guardarsi con un po' più di tenerezza, perché alla fine è questo, no? Cioè, io mi sono sempre guardata con tanto giudizio e invece alle volte guardarsi con un po' di tenerezza, dire vabbè dai, ma che male c'è, no? Alla fine essere così, ognuno poi è fatto a modo suo.
Ma non lo so, il messaggio che mi sento di lanciare ai giovani è: cercate di capire quello che vi piace, cercate di capire quello che vi appassiona, perché trovare una passione, fare quello che, come dire, vi fa venire tutti i giorni la voglia di svegliarvi, secondo me è la medicina migliore che si possa trovare nella vita. Questo è l'unico messaggio che mi sento di mandare.